Ciao a tutti, sono Katia, bentrovati o bentornati al nostro appuntamento sulle naturali curiosità. Continua il nostro viaggio all'interno della cellula, siamo giunti all'ultima puntata dedicata a questo macro argomento. Parleremo oggi di fotosintesi. Tutti gli organismi detti fotosintetici sono capaci di svolgere per l'appunto la fotosintesi. Stiamo parlando essenzialmente di piante e di alcune categorie di batteri. Dove si svolge la fotosintesi? Consideriamo una pianta. La fotosintesi si svolge nelle sue parti verdi, quindi soprattutto all'interno delle foglie. Se idealmente potessimo prendere una foglia come questa, e analizzare al microscopio la sua sezione trasversale, quindi idealmente come se aprissimo la foglia in questo senso, potremmo vedere che nella sua sezione trasversale ci sono diversi strati sovrapposti l'uno sull'altro. Partendo dalla parte alta, quindi dalla pagina superiore della foglia, possiamo vedere che vi è per l'appunto uno strato di cellule che forma la pagina superiore e di solito al di sopra, generalmente al di sopra di questo strato di cellule, vi è una cuticola che è costituita da cere che serve a rendere impermeabile la pagina superiore delle foglie. Ma questo dipende dal tipo di pianta, dal tipo di ambiente in cui la pianta vive. Al di sotto di questo primo strato di cellule vi è il mesofillo. Il mesofillo a sua volta è costituito da due tipologie di cellule. Il mesofillo è costituito da cellule appalizzata, costituito come potete vedere nell'immagine in alto, da una serie di cellule prismatiche, quindi più o meno rettangolari, diciamo, poste l'una di fianco all'altra in maniera molto serrata. Al di sotto di questo livello, a questo strato di cellule appalizzata, c'è un altro livello di mesofillo, di cellule che formano il tessuto lacunoso, che è costituito anche da degli spazi. Attraverso questi spazi diffonderanno i gas che saranno l'anidride carbonica e l'ossigeno, come vedremo a brevissimo. All'interno del mesofillo si trovano le nervature che formano i sistemi di collegamento tra le foglie e le restanti parti della pianta, quindi il fusto, le radici e così via. Al di sotto del mesofillo vi è un altro strato di cellule, molto simili a quelle della pagina superiore, che forma però la pagina inferiore e che, se osserviamo bene, è caratterizzato dalla presenza di cellule a forma di fagiolo, si chiamano cellule di guardia. E le cellule di guardia circondano delle aperture stomatiche o stomi. Attraverso queste aperture, che in base al movimento delle cellule di guardia possono aprirsi o chiudersi, vi sarà garantito il passaggio dei gas, nel caso della fotosintesi, l'ingresso dell'anidride carbonica e la fuoriuscita dell'ossigeno. Ricordiamoci che le piante svolgono sia il processo di fotosintesi che il processo di respirazione che abbiamo illustrato durante la video lezione precedente, dedicata alla respirazione cellulare. Ma adesso osserviamo un po' più da vicino una cellula del mesofillo. Vediamo che una cellula del mesofillo è essenzialmente di colore verde, perché al suo interno è ricchissima di organuli chiamati cloroplasti. I cloroplasti sono degli organuli molto simili ai mitocondri. Sono caratterizzati infatti dalla presenza di una membrana esterna, di una membrana interna, da uno spazio tra le due membrane, uno spazio intermembrana, e questo ci ricorda molto quello che abbiamo già osservato per i mitocondri. La membrana interna però questa volta non è ripiegata a formare delle creste, ma forma è in continuità con delle strutture chiamate tilacoidi. I tilacoidi sono quei dischetti impilati l'uno sull'altro, che possiamo vedere nell'immagine e che vedremo in dettaglio nella prossima slide,
I tilacoidi sono, come vi dicevo, impilati l'uno sull'altro. Questa pila di tilacoidi prende il nome di grano o granum in latino. Il plurale di grano è grani o grana in latino. Lo spazio all'interno del cloroplasto si chiama stroma. Invece abbiamo visto che nel mitocondrio lo spazio interno è chiamato matrice. Vedete in basso una cellula, un cloroplasto al microscopio, e vedete che infatti è formato da una serie di parti più scure che sono proprio i grani. Ecco qui più in dettaglio un cloroplasto. Il cloroplasto è una vera e propria fabbrica capace di trasformare l'energia luminosa in energia chimica, in zuccheri. Ed è quello che fanno tutti gli organismi produttori primari, fotosintetici, anche detti organismi autotrofi. Autotrofi perché sono capaci di sintetizzare in autonomia il proprio nutrimento. Tutti quegli altri organismi invece che hanno bisogno di nutrirsi di altri organismi per ricavarne sostanze di nutrimento sono detti organismi eterotrofi. Noi, che non siamo capaci di svolgere fotosintesi, che siamo degli animali, siamo degli organismi eterotrofi. Ecco qui quindi in dettaglio un cloroplasto. Vedete che è costituito da una membrana esterna, da uno spazio intermembrana, da una membrana interna. All'interno dello stroma ci sono i grani e all'interno di ogni grano ci sono dei dischetti impilati l'uno sull'altro e questi dischetti sono i tilacoidi. Come vedete, la luce è assorbita a livello dei tilacoidi. Lo vedremo molto in dettaglio tra poco. E non tutta la luce solare è assorbita dalle piante. Potete vedere che una parte di questa luce bianca, della luce solare, è riflessa. La lunghezza d'onda riflessa è quella del verde ed è proprio per questo motivo che ai nostri occhi le piante appaiono verdi, perché riflettono la lunghezza d'onda del verde. La fotosintesi è essenzialmente una reazione di ossidoriduzione, una reazione redox, come la respirazione cellulare. Se guardiamo questa equazione, l'equazione generale della fotosintesi, vediamo che tra i reagenti di questo processo ci sono 6 molecole di anidride carbonica, CO2, 6 molecole di acqua e l'energia luminosa. I prodotti invece di questa reazione sono il C6H12O6, quindi il glucosio, un carboidrato, e 6 molecole di ossigeno. L'anidride carbonica acquista elettroni, acquista atomi di idrogeno e quindi si riduce a zucchero, a carboidrato, C6H12O6. È per questo che diciamo che gli organismi fotosintetici sono autotrofi, perché sono capaci di trasformare il carbonio inorganico dell'anidride carbonica che prelevano dall'atmosfera in zucchero, in sostanza nutritiva. Quindi l'energia luminosa permette di trasformare l'anidride carbonica in energia chimica sotto forma di carboidrato, di zucchero. Invece le molecole di acqua si ossidano, perdono atomi di idrogeno e si trasformano in ossigeno gassoso che viene liberato dalle piante in atmosfera e che poi noi respiriamo. È stato possibile seguire il destino degli atomi di ossigeno utilizzando gli isotopi radioattivi e grazie ad essi è stato possibile osservare che l'ossigeno prodotto durante la fotosintesi deriva dalla scissione, dalla rottura, o meglio dalla fotolisi, di molecole di acqua. Quindi l'ossigeno deriva dall'acqua, mentre all'inizio erroneamente si pensava che l'ossigeno derivasse dall'anidride carbonica. Adesso vedremo in dettaglio tutte le reazioni di questo processo che è indispensabile alla vita. La fotosintesi è divisa in due fasi, una fase luminosa,
le reazioni della fase luminosa o le reazioni di Hill, e la fase scura o le reazioni o il ciclo di Kelvin, di Kelvin Benson. Come potete vedere, le due fasi si svolgono in compartimenti diversi del cloroplasto. Le reazioni della fase luminosa si svolgono nei tilacoidi, invece il ciclo di Kelvin si svolge nello stroma, quindi nell'ambiente interno del cloroplasto. Vedremo adesso in dettaglio cosa accade durante queste due fasi e possiamo già anticipare che la fase luminosa è quella fase che si occupa di dividere, di scindere le molecole di acqua e quindi di produrre sostanzialmente ossigeno, ossigeno gassoso che viene poi liberato in atmosfera, mentre la fase scura, la fase del ciclo di Kelvin, ha il compito di fissare la anidride carbonica all'interno di molecole organiche, quindi di carboidrati, di zuccheri. Cominciamo il nostro viaggio virtuale all'interno di un cloroplasto. Vedremo che le membrane dei tilacoidi sono caratterizzate, oltre che dalla presenza di un doppio strato di fosfolipidi, da dei complessi proteici. I complessi proteici fondamentali, principali all'interno della membrana dei tilacoidi, che è la sede della fase luminosa della fotosintesi, sono i fotosistemi, fotosistema 2 più a sinistra e fotosistema 1 più a destra. I fotosistemi sono dei complessi di proteine che presentano al centro una porzione proteica chiamato centro di reazione. Nel complesso, il fotosistema è un'antenna capace di catturare l'energia luminosa, l'energia dei fotoni, quindi l'energia della luce, ed è per questo che si chiamano fotosistemi, cioè sistemi capaci di catturare i fotoni, la luce. E perché sono capaci di catturare la luce? Perché all'interno dei fotosistemi vi sono le molecole di pigmenti che sono capaci di assorbire delle determinate lunghezze d'onda della luce solare. Queste molecole di pigmenti sono le clorofille e i carotenoidi. Nella parte centrale del fotosistema c'è il centro di reazione, che è costituito in basso da molecole di clorofille in generale o di pigmenti, e nella parte alta da un accettore primario, da molecole di accettori primari di elettroni, che hanno quindi il compito di accettare elettroni e poi cederli ad altri, a una catena di trasporto degli elettroni, molto simile a quello che abbiamo visto durante la ultima fase della respirazione cellulare, la fase della fosforilazione ossidativa. Il fotosistema 1 a sua volta cederà gli elettroni a una molecola di NADP+, cioè di nicotina amide adenina di nucleotide fosfato, che si ridurrà. L'NADPH, che quindi è l'NADP più ridotto, sarà poi necessario per lo svolgimento della fase successiva, della fase oscura. Ma oltre che l'NADPH, al ciclo di Kelvin sarà anche indirizzato l'ATP, che viene prodotto durante la fase luminosa. Per capire meglio quello che accade durante questa fase, questa prima fase della fotosintesi, ci serviamo di una animazione. All'interno degli organismi fotosintetici vi sono i cloroplasti, sede delle reazioni di fotosintesi, come abbiamo già detto. I cloroplasti sono quegli organuli formati da una doppia membrana, all'interno dei quali ci sono i tilacoidi. I tilacoidi sono dei dischetti impilati l'uno sull'altro, sede della fase luminosa, la prima fase della fotosintesi. Guardiamo però più in dettaglio cosa vi è all'interno della membrana dei tilacoidi. La membrana dei tilacoidi, che è formata da un doppio strato di fosfolipidi, ospita una serie di complessi proteici, i fotosistemi, fotosistema 2 più a sinistra e il fotosistema 1 più a destra. I fotosistemi sono dei veri e propri sistemi di antenne che sono caratterizzati dalla presenza di un centro di reazione all'interno del quale vi è un accettore primario di elettroni e delle molecole di pigmenti, i pallini verdi, che sono delle clorofille o dei carotenoidi. Cosa succede? L'energia luminosa
eccita le molecole di pigmenti. In questo modo gli elettroni eccitati passano al centro di reazione, dal centro di reazione dal fotosistema 2 verso il fotosistema 1. A questo processo, garantito da una serie di trasportatori di elettroni tra il fotosistema 2 e il fotosistema 1, è associato anche il pompaggio attivo di protoni di H+ dallo stroma verso lo spazio interno del tilacoide. Intanto nello spazio interno del tilacoide una molecola di acqua è stata scissa, è stata rotta. Questo processo è la fotolisi dell'acqua. In questo modo l'ossigeno è stato liberato e gli elettroni sono nuovamente disponibili per il passaggio dal fotosistema 2 al fotosistema 1 e dal fotosistema 1 a una molecola di NADP che in questo caso si riduce e diventa NADPH. L'NADPH sarà indirizzato verso la fase oscura della fotosintesi. A questo punto all'interno del tilacoide si è creata una alta concentrazione di H+, che tenderanno a tornare per gradiente chimico verso lo stroma. Passeranno attraverso una speciale proteina che si trova nella membrana dei tilacoidi, che è l'ATP sintetasi. L'ATP sintetasi avrà il compito di fosforilare una molecola di ADP producendo ATP. ATP e NADPH saranno indirizzati verso il ciclo di Calvin, la fase scura. Quindi ricapitolando, l'energia luminosa eccita i fotosistemi, in questo modo una catena di trasporto degli elettroni permette il passaggio di questi elettroni dal fotosistema 2 al fotosistema 1 e dal fotosistema 1 a una molecola di NADP+. A questo processo è associato anche il processo di fotolisi di una molecola di acqua, cioè di rottura di una molecola di acqua, quindi liberazione di ossigeno, e il pompaggio attivo di H+ dallo stroma verso lo spazio interno dei tilacoidi. Le molecole di ATP e di NADPH che sono state prodotte durante la fase luminosa della fotosintesi sono indirizzate verso la seconda ed ultima fase della fotosintesi, la fase oscura o il ciclo di Calvin, che si svolge però nello stroma del cloroplasto. E qui è a livello dello stroma del cloroplasto che l'anidride carbonica, che è stata prelevata e che è arrivata fino al cloroplasto passando attraverso le aperture stomatiche delle foglie, è qua che queste molecole di anidride carbonica sono fissate, cioè sono trasformate in molecole organiche, in molecole di carboidrati, di zuccheri. In particolare nel ciclo di Calvin, grazie alle molecole di NADPH e di ATP, l'anidride carbonica è trasformata in uno zucchero a 3 atomi di carbonio, la gliceraldeide 3-fosfato. La gliceraldeide 3-fosfato, dopo aver abbandonato il ciclo di Calvin, sarà complessata, diventerà uno zucchero via via più complesso, fino poi a formare delle riserve di amido che la pianta poi conserva, per esempio, a livello delle proprie radici. Ma guardiamo un po' più in dettaglio le fasi del ciclo di Calvin, della fase scura della fotosintesi. Il ciclo di Calvin si articola in 3 sottofasi. La fase 1, la fase di fissazione del carbonio, in cui le molecole di anidride carbonica, grazie all'ausilio di un enzima chiamato rubisco, si legano a uno zucchero a 5 atomi di carbonio, il ribulosio bifosfato. Il legame tra l'anidride carbonica e il ribulosio bifosfato permette di sintetizzare delle molecole di acido 3-fosfoglicerico, che è però un composto che viene trasformato nella seconda fase del ciclo di Calvin in gliceraldeide 3-fosfato. Questa seconda fase è una fase di ossidoriduzioni. L'acido 3-fosfoglicerico è ridotto al gliceraldeide 3-fosfato grazie all'impiego di molecole di ATP e di NADPH che sono state precedentemente prodotte durante la fase chiara, la fase luminosa della fotosintesi. La gliceraldeide 3-fosfato, 6 molecole di gliceraldeide 3-fosfato, seguono un doppio destino.
una molecola abbandona il ciclo di Calvin per trasformarsi in glucosio o in altre molecole organiche e le restanti 5 molecole di gliceraldeide 3-fosfato sono utilizzate nella fase 3 del ciclo di Calvin per rigenerare il ribulosio bifosfato con l'impiego, grazie all'impiego di molecole di ATP. In questo modo il ciclo può nuovamente continuare. Se volessimo fare un paragone tra il mitocondrio e il cloroplasto, vedremmo che nella membrana interna del mitocondrio o del tilacoide si svolge un processo di trasporto di elettroni. In particolare nel mitocondrio si svolge nella membrana interna sulle creste del mitocondrio durante la fosforilazione ossidativa, che è l'ultima fase della respirazione cellulare. Invece nella membrana del tilacoide questo avviene durante la fase luminosa della fotosintesi, quindi durante la prima fase della fotosintesi. Questi due processi di catena di trasporto degli elettroni, sia nel mitocondrio sia nel cloroplasto, sono associati a un processo di produzione di ATP grazie alla presenza di una speciale proteina che è l'ATP sintetasi, che fosforila, cioè aggiunge un gruppo fosfato all'ADP, all'adenosina di fosfato, presente all'interno della matrice del mitocondrio o nello stroma del cloroplasto. Quindi, ricapitolando e riassumendo, la fotosintesi comprende una fase luminosa e una fase oscura, o ciclo di Calvin. La fase luminosa ha inizio nel fotosistema 2, che è costituito da una serie di complessi antenna per catturare la luce, e questi complessi antenna sono dei complessi proteici che contengono dei pigmenti e delle proteine. Questi pigmenti sono le clorofille e i carotenoidi. I complessi per catturare la luce trasferiscono energia al centro di reazione. Il centro di reazione si trova all'interno del fotosistema e permettono il passaggio, per l'appunto, di energia di elettroni dal fotosistema 2 al fotosistema 1. Il fotosistema 1 è anch'esso caratterizzato dalla presenza di complessi per la cattura della luce, trasferiscono energia al centro di reazione e poi dal centro di reazione al NADP+, che si riduce e diventa NADPH. A questo processo è anche associato il processo di fotolisi dell'acqua a livello del fotosistema 2, quindi una molecola di acqua viene scissa, viene rotta in modo tale che si liberi ossigeno e che gli elettroni che sono stati ceduti dal fotosistema 2 al fotosistema 1 possano essere rimpiazzati, diciamo così. In particolare poi a questi processi è associato anche il processo di pompaggio attivo di protoni dallo stroma verso lo spazio interno dei tilacoidi. Questi protoni che si accumulano all'interno del tilacoide cercheranno di fuoriuscire dal tilacoide attraversando una proteina che si trova nella membrana del tilacoide, che è l'ATP sintetasi. Si avrà così sintesi di ATP per chemioosmosi, quindi per gradiente chimico di concentrazione degli H+. L'NADPH e l'ATP, che sono stati sintetizzati durante la fase luminosa della fotosintesi, saranno fondamentali durante la fase oscura della fotosintesi, cioè la fase che si svolge senza energia, senza necessità di energia luminosa, e quindi nello stroma è nota come il ciclo di Calvin. Durante il ciclo di Calvin, molecole di anidride carbonica, grazie all'ausilio di un enzima chiamato rubisco, sono legate a uno zucchero a 5 atomi di carbonio e attraverso 3 fasi, che sono una fase di fissazione del carbonio, una fase di riduzione, una fase di rigenerazione, vengono trasformate in zuccheri a 3 atomi di carbonio, ovvero la gliceraldeide 3-fosfato. La gliceraldeide 3-fosfato, le 6 molecole di gliceraldeide 3-fosfato, seguono un doppio destino,
Una molecola abbandonerà il ciclo di Calvin e diventerà glucosio o comunque altre molecole organiche, le restanti 5 molecole di gliceraldo e detriofosfato invece sono necessarie per rigenerare il ribulosio bifosfato e quindi per far ricominciare il ciclo di Calvin. Grazie per il tuo ascolto, non dimenticarti di iscriverti al mio canale di Naturali Curiosità e di attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Alla prossima videopillola, che sarà su un nuovo argomento di ereditarietà ed evoluzione. A presto, ciao!